Ben ritrovati a Speciale Salute. Questa puntata è dedicata all'oculistica. Parleremo quindi delle patologie che colpiscono gli occhi, la vista, e lo faremo con i nostri ospiti in studio che tra poco vado a presentare. L'oculistica a Cesena è un'eccellenza, come dimostra anche il premio, il riconoscimento ricevuto dal dottor Giovanni Pirazzoli, direttore appunto della unità operativa di oculistica dell'ospedale Buffalini, premio ricevuto nel 2011 dalla Società Italiana di oftalmologia come maestro di oftalmologia. Quindi andiamo a salutare subito il dottor Pirazzoli con i suoi collaboratori. Benvenuto dottor Pirazzoli, Grazie. benvenuto al dottor Dattilo e al Salve. dottor Acciarri, che sono appunto due dirigenti oculisti dell'equipe del dottor Pirazzoli. Saluto Cristina che conduce con me la trasmissione come Salve a sempre tutti. e che realizza i servizi, i ricchi servizi che ogni volta vediamo durante ogni nostra trasmissione. E entriamo subito nel vivo dell'argomento facendo la prima domanda al dottor Pirazzoli. Allora, dottor Pirazzoli, fino a pochi anni fa l'oculistica aveva costi di degenza piuttosto alti perché aveva posti letto. Diciamo che è cambiato molto il mondo della cura e della terapia per quanto riguarda tutte le patologie che colpiscono gli occhi e la vista. Come è cambiata, come è evoluta l'organizzazione? Lei insomma, ha portato un forte cambiamento a Cesena, non ci sono più posti letto se non in alcuni casi particolari, quando ci sono necessari ricoveri per i bambini, quando gli interventi riguardano comunque l'età pediatrica oppure interventi in anestesia totale. Ci dica lei qualcosa, insomma, faccia lei un approfondimento. Sì, beh, la storia nasce da lontano. Fino a 20 anni fa tutti i reparti di oculistica avevano posti letto, oggi invece, ad imitazione anche di quello che avviene nei paesi del nord Europa, o avveniva nei paesi del nord Europa, in particolare in Inghilterra e la Svezia, l'evoluzione delle tecniche anestesiologiche e anche delle tecnologie di tipo che sono di ausilio alla chirurgia hanno permesso di dimettere i pazienti in giornata e quindi di praticare una terapia ambulatoriale per la maggior parte dei casi chirurgici. A Cesena, come prima a Lugo, dove io ero direttore, ho portato questa innovazione, cioè quello di istituire di costruire un reparto che apriva la mattina e chiudeva la sera, quindi senza bisogno di letti di degenza. E questo comporta, sotto l'aspetto organizzativo, un discreto sforzo da parte dei medici e degli infermieri, ma naturalmente riduce notevolmente i costi, ecco, perché non c'è bisogno di un reparto che copra le 24 ore. Costi che comunque possono essere reinvestiti in attività rivolte ai pazienti e poi Assolutamente sì. comunque anche per i pazienti c'è un vantaggio. Sicuramente l'efficacia e l'efficienza è migliorata. Nello stesso tempo il paziente può ritornare al suo domicilio con le proprie gambe senza avere in questo percorso uno grosso intervento, diciamo così, che può destabilizzare anche la sua vita quotidiana. Le Ecco, quali sono quindi le patologie che trattate nella vostra unità patologie che operativa? trattiamo sono tutte, in particolare a Cesena, ma la più frequente è la cataratta, poi il glaucoma. Le maculopatie, le patologie mediche e chirurgiche della retina, ancora lo strabismo, il trapianto di cornea, anche le patologie di tipo degli annessi oculari, le palpebre, ad esempio in accordo o insieme al chirurgo plastico, e ancora le patologie delle vie lacrimali che sono praticate assieme alla unità operativa di otorinolaringoiatria. Ecco, allora noi oggi, dottor Acciari, parleremo di alcune di queste patologie, non di tutte ovviamente. Partiamo dalla cataratta, che è sicuramente un intervento molto comune. Spieghiamo innanzitutto che cos'è la cataratta e quali sono i sintomi di questa malattia. Sì, la cataratta è una opacizzazione di una delle lenti dell'occhio che si chiama cristallino e che avviene prevalentemente a causa dell'età. Consideriamo che dal punto di vista epidemiologico, dopo i 65 anni, più del 20-28% delle persone ha delle opacità di questa lente. Ed è una lente che gradualmente, nella maggior parte dei casi, porta a questa opacizzazione che a sua volta, dal punto di vista sintomatico, porta a una perdita graduale della vista, perdita che può essere percepita in maniera
soggettivamente diversa o come annebbiamento o in alcune persone come importante cambiamento della propria necessità di occhiali. Chi non era miope lo diventa, chi magari lo era tende a cambiare il tipo di difetto, oppure altri sintomi meno importanti, cioè meno eclatanti, diciamo, come possono essere l'alterazione anche della luminosità in base alla dilatazione della pupilla e quindi a quanta luce c'è nell'ambiente. Ci sono soprattutto le persone anziane colpite sì. da questa malattia, ci può essere anche qualche giovane? Assolutamente sì, esistono poi patologie che sono epidemiologicamente meno importanti, però ci sono la cataratta congenita, quella giovanile, cataratta traumatica, cataratta nel miope, cioè tante altre patologie che possono, cataratta complicata, altre patologie che possono comportare poi un'insorgenza di questa patologia. Bene, allora vediamo adesso nel servizio qual è il percorso diagnostico, quindi quali sono gli esami che vengono effettuati proprio per diagnosticare la cataratta. Il paziente che deve essere operato di cataratta deve essere sottoposto a qualche esame preoperatorio e qui abbiamo qualche strumento. Questo è l'autorefrattometro che misura la capacità visiva e l'eventuale difetto di vista del paziente. Questo invece è un apparecchio particolare che misura le cellule della cornea. Un altro strumento, ecco, molto importante è questo che si chiama YoLMaster. È uno strumento che permette di misurare la lunghezza antero-posteriore dell'occhio. Dobbiamo calcolare la lunghezza dell'occhio e la curvatura corneale. Questi sono i due dati che ci permettono poi di capire quale cristallino artificiale impiantare, perché ognuno di noi magari ha un cristallino adatto da impiantare. Dopo questi esami il paziente si siederà su una seggiolina nera lì per guardare le lettere, quindi gli proviamo la vista. Dopo aver provato la vista potremo dilatare la pupilla per vedere poi le caratteristiche della cataratta e del fondo oculare. Ecco, dottor Acciari, abbiamo visto il percorso diagnostico e una volta fatta la diagnosi, ci sono alternative all'intervento? Come si procede? Quali sono? Nella maggior parte dei casi si procede chirurgicamente. Alternative a tutt'oggi di tipo medico non esistono, o perlomeno riconosciute dalla società scientifica. E l'intervento chirurgico viene programmato nella maggior parte dei casi, se non nella totalità, con una programmazione anche lunga, anche perché l'intervento di cataratta non ha quasi mai una caratteristica d'urgenza, quindi è un intervento programmabile. Programmabile, e in più oggi si utilizza una tecnica chirurgica, diciamo, che viene eseguita ambulatorialmente, quindi molto meno invasiva. Sì, molto meno invasiva, questo grazie anche alle nuove tecnologie che ci vengono negli ultimi anni. La cataratta penso che sia la patologia che ha avuto il maggior sviluppo tecnologico e quindi un cambiamento importante negli ultimi 20 anni. E la tecnica comunque più, forse l'unica ancora in voga, è quella che si chiama facoemulsificazione, che viene oggi eseguita ormai nella totalità delle unità operative con apparecchi di ultima generazione, quindi un intervento assolutamente microinvasivo. Bene, siamo andati a vedere come funziona un intervento di cataratta, vediamo. Ci stiamo preparando per eseguire un intervento di cataratta. Stamattina la seduta prevede una serie di cataratte e l'intervento viene eseguito in anestesia topica, quindi solo con le goccine. Ormai questa è la consuetudine da molti anni, quindi anche la preparazione del paziente è una preparazione relativamente breve, cioè dall'accettazione al momento dell'intervento passa un tempo relativamente breve, un'oretta più che altro per la dilatazione della pupilla. Oggi con le nuove strumentazioni a disposizione utilizziamo dei taglienti molto, molto piccoli, e quindi si chiamano microincisioni ed è ormai la consuetudine, questo anche per poter impiantare dei cristallini artificiali attraverso delle incisioni molto piccole. La tecnica utilizzata è una tecnica di stop and chop, si chiama, che al di là della terminologia prevede una scultura centrale, che è quella che si esegue in questo momento, per poi aggredire, rompere il nucleo in due parti e poi mangiarne i frammenti. Questa è la seconda fase in cui
il nucleo viene frammentato in cunei più piccolini e viene frantumato e contemporaneamente aspirato da questa punta, che contemporaneamente irriga anche. E così in pochi secondi la parte interna del cristallino catarattoso, cioè quello chiamato nucleo, viene eliminata. L'intervento volge al termine, guardi le lucine, vengono idratate le ferite con quella che si chiama idrosutura, in maniera tale da non dover ricorrere, come in altre circostanze qualche anno fa, dei punti. È un decorso post-operatorio molto regolare adesso, nel senso che non sono necessari controlli ravvicinati come succedeva qualche anno fa. Signor Gilberto, prima dell'operazione all'occhio sinistro, come ci vedeva? Poco, pochissimo, era tutto come una piccola nebbia che mi stava davanti, in modo che non si vedeva chiaramente come di solito si deve vedere, via. Adesso invece che ha appena terminato l'intervento? Ha migliorato la visibilità, però ancora si deve fiammare un po', diminuire la cosa, in modo dopo che si vedrà benissimo, via. È stato semplice, ha sentito qualcosa durante l'intervento? Niente di particolare, un po' di acqua che arriva e niente di più, via. Una luce che ti prende un po' e ti acceca, però è cosa naturale. Ed effettivamente, come ci diceva lei, dottore, è veramente un intervento che si risolve in pochissimo tempo. Parliamo però adesso con il dottor Dattilo di un'altra patologia che, come la cataratta, comunque colpisce persone soprattutto dai 60 anni in su, che è la maculopatia, ovvero la degenerazione della macula. Di che cosa si tratta? E tra l'altro è una delle principali cause di cecità nelle persone anziane in Italia, quindi è una malattia importante. Quali sono anche i sintomi? Esatto, e in pratica è la principale causa di cecità, di ipovisione e di cecità nelle persone anziane al di sopra già dei 55 anni. Mm. La macula è la regione centrale della retina, quindi la membrana più sensibile dell'occhio, viene definita proprio l'occhio all'interno dell'occhio. Diciamo che tutto l'occhio è al servizio della macula. Le immagini vengono infatti a formarsi, devono focalizzarsi su questa membrana, che appunto il centro viene definito macula. Quindi le maculopatie sono un grosso capitolo, sono patologie varie. Noi in questo caso parliamo della degenerazione senile, quindi per definizione al di sopra di 55 anni, e riguarda quasi un individuo su tre al di sopra di quest'età. Quindi ha più o meno molto frequente la rilevanza epidemiologica che può avere la cataratta, è paragonabile alla cataratta. I sintomi, la presentazione, sono abbastanza turbanti per la vita del paziente, nel senso che improvvisamente il paziente viene a vedere deformato, oppure si riduce la sua capacità visiva, e quindi compare uno scotoma, noi diciamo, cioè un'immagine o scura o poi col passare del tempo proprio chiara, assente, quella zona centrale della vista viene in pratica ad annullarsi, e quindi viene abbastanza alterata la sua capacità della vita di relazione, anche se non diventano mai ciechi. Ecco, questo non diventano mai completamente ciechi, perché la visione periferica viene conservata. Certo, non vedono solo al centro. Vediamo adesso quali sono gli esami che devono essere fatti proprio per diagnosticare la maculopatia. Il percorso assistenziale che riguarda questo tipo di pazienti può avere due tipi di avvio: o il paziente asintomatico che si reca presso l'oculista con una visita programmata e fa una visita di primo livello, una visita completa con l'esame del fondo, e indirizza poi il paziente a un secondo livello di esami strumentali, che sono rappresentati fondamentalmente dalla fluorangiografia e dall'OCT. La fluorangiografia consiste nell'esecuzione di una serie di scatti fotografici a tempi diversi del fondo dell'occhio, dopo che al paziente è stato iniettato un colorante in vena che è fluorescente alla luce blu e mette in evidenza direttamente la lesione.
Un altro esame che serve nella diagnosi delle malattie maculari è l'OCT, un esame non invasivo che si può fare anche senza dilatare la pupilla, soprattutto con gli OCT di ultima generazione. È un esame che serve sostanzialmente ad ottenere delle immagini della regione maculare, in particolare quindi della regione più importante della retina. In pochi minuti noi possiamo praticamente andare a vedere se la regione maculare è normale oppure se presenta delle alterazioni che possono comportare anche delle gravi perdite della funzione visiva. Ecco, dottor Datilo, una volta fatta la diagnosi, come si cura questa malattia? Tenuto conto anche del fatto che un tempo non si trattava, nonostante possa portare, come dicevamo, anche alla cecità. Sì, abbiamo detto che la maculopatia è un vasto capitolo di patologie. Nell'ambito della maculopatia senile esiste una forma secca che ancora oggi non è possibile trattare. Esiste però anche una forma umida, caratterizzata dalla presenza di alcuni capillari all'interno della retina. E allora, mentre un tempo in pratica era impossibile agire sulla parte centrale della retina, perché l'unica cura era il laser, il quale bruciava quella zona della retina, quindi rendeva vano qualsiasi intervento, nel senso che provocava una macchia, quindi non riusciva in pratica ad arrestare la patologia, adesso con i nuovi farmaci biologici di ultima generazione c'è stata una vera e propria rivoluzione, per cui questa vasta popolazione di persone che hanno questi problemi possono finalmente accedere ad una terapia che è veramente efficace, che riesce a migliorare la prognosi di questi pazienti. Sono degli anticorpi che sono prodotti in maniera genetica, addirittura utilizzando anche dei topi, poi vengono umanizzati per essere usati all'interno dell'uomo. Dobbiamo essere fieri del fatto che sia stato proprio un ricercatore italiano, Napoleone Ferrara, catanese, che lui ha studiato in California, a mettere a punto questo nuovo anticorpo, il quale viene iniettato all'interno dell'occhio e serve proprio per inibire la crescita di questi capillari che nella forma umida distruggono la retina nella zona centrale. Quindi noi utilizziamo queste molecole con soddisfazione da parte dei nostri pazienti. Bene, e allora siamo andati a vedere anche come funziona un intervento di maculopatia. Vediamo il servizio. Siamo arrivati alla tappa dell'intervento, quindi praticheremo l'iniezione intravitreale, che è un vero e proprio intervento chirurgico, che consiste nell'iniettare all'interno dell'occhio per via transclerale una piccola dose di un farmaco che è un antiblastico tramite una siringa da insulina. Tutta la procedura viene svolta in asepsi ed è esattamente quella che si realizza per tutti gli altri tipi di interventi, anche per la cataratta. Quindi il paziente effettua una profilassi antibiotica a casa 3 giorni prima, poi arriva e si continua con un antibiotico a largo spettro sempre localmente, si procede poi con l'anestesia locale. Il ciclo di solito prevede la serie di 3 iniezioni come dose di attacco, una al mese, per 3 volte. Dopodiché si effettuano dei controlli periodici circa una volta al mese e si praticano delle altre punture al bisogno secondo delle indicazioni clinico-strumentali, quindi sulla base dell'acuità visiva recuperata o persa, sulla base dello spessore della retina e soprattutto sulla base di quello che è il quadro OCT. La procedura è ambulatoriale. E il paziente, una volta effettuata l'iniezione, rimane in osservazione per circa una mezz'oretta e dopodiché torna al proprio domicilio e viene al controllo il giorno successivo. Parliamo adesso di un'altra patologia molto importante, che è una delle principali cause di cecità nel mondo, che è il glaucoma. Dottor Pirazzoli, che cos'è il glaucoma e da cosa è causato? Il glaucoma è una malattia del nervo ottico. È una neuropatia ottica, la causa principale, il fattore di rischio principale è l'aumento della pressione intraoculare che danneggia le cellule ganglionari, le fibre nervose e provoca nel tempo un deterioramento di questo nervo. Non è l'unica causa, perché ci sono anche fattori genetici e a determinare anche cambiamenti
sia per quanto riguarda l'insorgenza, sia per quanto riguarda l'evoluzione, sono anche dei fattori di tipo vascolare ancora non perfettamente studiati, ma sicuramente reali. Ecco, le persone che colpisce il glaucoma? Beh, è un'età, l'età è anche qui importante, infatti direi che l'1% delle persone fra i 40 e i 50 anni può avere glaucoma, ma che diventa oltre il 4% nelle persone fra i 60 e i 70 anni. È una malattia misconosciuta da molti perché è asintomatica e naturalmente la prevenzione è molto importante, nel senso che durante una visita oculistica non c'è un oculista che non misuri la pressione intraoculare o non valuti lo stato del nervo ottico, anche se il paziente non lo richiede. Vediamo anche per il glaucoma qual è il percorso da seguire, il percorso diagnostico. Una volta che si sospetta questa patologia, si passa ad esami più approfonditi di secondo livello, che sono rappresentati dal campo visivo, e il secondo esame strumentale è la pachimetria. L'esame del campo visivo è un esame diagnostico strumentale che va a studiare la sensibilità della retina e del nervo ottico. È un esame di semplice esecuzione, e non è invasivo e serve però una discreta collaborazione da parte del paziente, che viene posizionato su questa mentoniera all'interno di questa cupola. Deve fissare all'interno una mira luminosa, che è il punto di fissazione, e dovrà schiacciare col campanellino che ha in mano ogni volta che vedrà proiettato all'interno della cupola uno stimolo luminoso, la cui intensità varierà a seconda della percezione del singolo paziente. Nell'ambito della patologia glaucomatosa, la pachimetria è utile, misurando lo spessore corneale, per valutare la reale pressione intraoculare. L'occhio è come una palla e questa palla ha bisogno di essere mantenuta gonfia dall'umore acqueo. L'umore acqueo può essere però troppo forte, troppo presente dentro l'occhio, spingere sulle sue pareti, spingere sul nervo, e il nervo può soffrire. Noi dobbiamo capire quindi se questa pressione è dannosa o meno per questo occhio. Abbiamo persone che con pressioni abbastanza alte non soffrono, pressioni invece più basse in altre persone danno sofferenza al nervo ottico. Dottor Pirassoli, nel caso di glaucoma è molto importante la diagnosi precoce, perché? Sì, la diagnosi precoce è importantissima perché è il tempo in cui la pressione intraoculare elevata agisce, che può generare appunto un danno del nervo ottico. È una malattia cronica e quindi prima la si diagnostica, prima si può arrestare il procedere della patologia e quindi del danno del nervo, attraverso farmaci che sono colliri, che vengono somministrati con diversi punti di attacco. Esiste una varietà importante di questi farmaci per trattare il glaucoma, che possono essere selezionati e scelti con associazioni anche terapeutiche, e alla fine, quando i colliri non determinano più una, diciamo così, una stabilizzazione del quadro, si può ricorrere alla chirurgia. Ecco, tra l'altro a Cesena è uno dei pochi centri in cui viene applicata per questa patologia un sistema molto innovativo, che è un tipo di chirurgia non perforante. Ecco, che vantaggi offre? La chirurgia non perforante è una chirurgia di questi ultimi anni ed è una chirurgia che offre notevoli vantaggi al paziente. Per il chirurgo occorre una curva di apprendimento più lunga e quindi è poco praticata anche a livello nazionale, anche se ha successo anche a livello internazionale come risultato rispetto alla chirurgia perforante. Per il paziente ha un enorme vantaggio, che è quello di una decorso post-operatorio più stabile, certo. Meglio controllabile, e quindi per i nostri pazienti che, come avete visto, hanno caratteristiche di ambulatorialità anche per l'intervento di glaucoma, è più facile seguire. Anche le complicanze post-operatorie sono inferiori, con un risultato buono. Quanti interventi eseguite con questa metodica? Beh, noi eseguiamo circa un centinaio di interventi all'anno. Centinaio di interventi all'anno, che è una casistica, credete, abbastanza importante, sì. Ecco, perché poi al glaucoma, il glaucoma chirurgico, diciamo così, è una minor parte rispetto a quello che è riconosciuto
nella popolazione generale viene trattato semplicemente con farmaci. Certo. Ecco, invece cambiando un po' argomento, parliamo del trapianto di cornea, un'altra tecnica chirurgica molto innovativa praticata nel nostro ospedale è appunto il trapianto di cornea non del tessuto complessivo ma soltanto di una parte di tessuto della cornea. In che cosa consiste esattamente questo tipo di intervento? Sì, questo tipo di intervento è la possibilità di non trapiantare l'intero tessuto, ma appunto solamente lo strato più interno, che è l'endotelio. L'endotelio è uno strato di cellule che mantiene la cornea trasparente, senza trasparenza non potremo vedere. E molte patologie dell'adulto, in particolare gli scompensi corneali, possono essere trattati con questa tecnica, insomma, le patologie dell'endotelio, che sono frequenti, anche gli iatrogeni, cioè secondari ad esempio all'intervento di cataratta dove c'è una povertà cellulare, possono essere trattate con questa tecnica operatoria che ha notevolissimi vantaggi. Ecco, e appunto quali sono i vantaggi? I vantaggi sono innanzitutto una riabilitazione più rapida, cioè il paziente vede prima rispetto a un trapianto tradizionale, l'incisione è di pochi millimetri, invece di essere un'incisione per 360 gradi con una sutura molto lunga e anche non scevra di complicazioni. L'intervento invece di trapianto dell'endotelio con questa incisione molto piccola consente una riabilitazione molto rapida, un successo notevole, una riduzione dei casi di rigetto, ecco. E anche la possibilità da parte del paziente di poter essere seguito non solo nel luogo dove è stato operato, ma di poter anche affrontare una vita quotidiana pressoché normale, quindi viaggi che diciamo così anche in paesi dove potrebbe non essere per ragioni lavorative o anche turistiche recarsi, dove l'assistenza sanitaria non è come al nostro livello, proprio perché un trapianto di cornea invece richiede un'attenzione molto più attenta da parte delle strutture. Ecco, quindi, e quindi una maggiore qualità libertà, di vita. Maggiore qualità e maggiore qualità di vita e maggiore qualità anche poi della capacità visiva del paziente. Ecco, la sua equip esegue questo tipo di interventi già da diverso tempo sugli adulti. Ma la vera novità è che da qualche tempo abbiamo iniziato, anche grazie ad una collaborazione con il professor Busina, a fare questo tipo di intervento anche sui bimbi più piccoli. Il professor Busina è un chirurgo esperto di fama internazionale, appunto nel trattamento del trapianto di cornea con questa tecnica sui bambini più piccoli, e da qualche tempo abbiamo iniziato anche noi a farlo nel nostro ospedale e ne abbiamo fatto uno di recente su un bambino. Sì, si tratta di patologie molto rare del bambino piccolo, che sono appunto le distrofie endoteliali congenite che determinano una opacizzazione della cornea, quindi una mancanza di visione da parte di un bambino molto piccolo, e l'intervento deve essere eseguito rapidamente. Anche nei bambini i vantaggi sono enormi, nel senso che si cambia solo questo strato. Si tratta di patologie comunque molto rare. Ecco. Busin ci ha chiesto la collaborazione perché il nostro ospedale può offrire gli anestesisti, la rianimazione di tipo pediatrico, quindi una struttura che riesce a seguire questi bambini che hanno necessità di essere poi anche controllati nel tempo, naturalmente in anestesia. Il ripetersi di queste anestesie nei bambini piccoli richiede un gruppo, diciamo così, che possa affrontare il problema. Sì, anche un'equipe multidisciplinare con la terapia intensiva neonatale, esatto, di cui il nostro ospedale fortunatamente è dotato. Bene, vediamo nel servizio adesso l'intervento di trapianto di cornea fatto dalla nostra equipe insieme al professor Busin. Vediamo. Questo è un bambino che compie 2 anni tra 7 giorni e ha una malattia ereditaria che si chiama distrofia congenita endoteliale, appunto ereditaria, che per un'alterazione dello strato interno della cornea non gli consente di vedere. La cornea è opaca ed ematosa. L'intervento che abbiamo già fatto nell'altro occhio con successo viene ripetuto adesso nell'occhio invece che non era stata ancora operata, e adesso cominciamo. Allora, la prima parte dell'intervento rimuove la porzione della cornea che è malata, cioè il suo rivestimento unicellulare interno. È un rivestimento di 20 micron di spessore, cioè 20 millesimi di millimetro. Adesso prendiamo la cornea donatrice che ci arriva dalla banca delle cornee. Questa è già stata preparata, nel senso che la parte anteriore della cornea, siccome rimane quella del paziente, viene rimossa e si preleva della cornea donatrice solo la parte interna.
Allora, l'intervento è finito, non ci sono stati problemi e così come l'altro occhio ha riacquistato la sua trasparenza, anche questo dovrebbe seguire la stessa strada. Vengono rimossi i punti come abbiamo fatto all'altro occhio a circa 2-4 settimane dall'intervento e poi può cominciare la riabilitazione visiva, va valutato se ha bisogno di un occhiale oppure no il bambino, però la trasparenza è ristabilita e quindi è possibile far vedere l'occhio. Ecco, questo bambino, dottor Pirazzoli, aveva, come ha detto lei stesso, una malattia rara e congenita. Ci sono però stati altri casi di bambini che provenivano magari anche da altre parti d'Italia ed Europa? Sì, questa collaborazione è iniziata pochi mesi fa. Abbiamo già operato un bambino in entrambi gli occhi con una sclerocornea che viene dalla Romania, un bambino molto piccolo di pochi mesi di vita. Abbiamo operato altri bambini che provengono da altre regioni d'Italia perché Busing è effettivamente un'autorità riconosciuta a livello internazionale. Sì. E per noi è stata questa collaborazione proficua, insomma, certo. Proficua perché ci insegna cose, noi diamo cose a lui. E poi veramente si possono salvare questi bambini dalla cecità. Sì. Bene, professor Pirazzoli, l'ultima domanda perché siamo veramente in chiusura. Parliamo di trapianti di cornea, quindi questo presuppone un donatore. Quali sono i tempi di attesa per un trapianto? Beh, non esistono tempi di attesa in realtà, perché oggi l'organizzazione delle banche a livello nazionale è di una qualità estrema. E noi possiamo richiedere la cornea in caso di necessità anche nell'arco di poche ore. La disponibilità per i casi infantili è un pochino più complessa, ma siccome quelle infantili sono programmabili, diciamo così, per interventi sì. Di cheratoplastica perforante urgenti come possono essere i traumi o le infezioni, ecco che si può procedere all'intervento nel giro di veramente di ore. Così. Ecco, questo ci fa molto piacere, naturalmente così ricordiamo che siamo anche sede di Trauma Center e quindi facciamo anche questo tipo di interventi grazie appunto alla struttura che ci supporta, oltre appunto ad avere un'equipe veramente che rappresenta un'eccellenza per il nostro ospedale. Siamo in chiusura, io vi ringrazio di essere stati con noi, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Cristina. Grazie. E non ci resta che salutarci, arrivederci alla prossima grazie. Puntata. Grazie.